I ciocche nere e castane a Buchenwald servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla. E i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bambino di 3 anni e mezzo, chissà di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni, ma il suo pianto lo possiamo immaginare, si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare, scarpa numero 24, per l'eternità, perché i piedi dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i piedi dei bambini morti non consumano suole. Grossa difficoltà
e anche gli storici, perché non hanno una cultura scritta, e quindi magari sotto forma sedimentata è proprio nella loro musica che hanno scritto la loro storia. E questo è un esempio di un canto dal campo di reclutamento scritto e cantato da un uomo. Era rimasto in Polonia, nella città di Lodz, nel cui ghetto, la seconda della Polonia, quindi prima Varsavia e poi Lodz, al pari di tutti gli altri ebrei, si trovò prigioniero con l'invasione nazista. Il viraggio nel rodeo finale dei Gigoi e Kunnerlid è caratteristico della cultura Yiddish, ma anche dei Rom. Dicevano i Rom, siamo entrati dal cancello e però siamo usciti dal cammino rispetto ad altri, il viraggio nella tragedia. Nera la notte più nera del carbone, siedo a pensare, c'è pena nel mio cuore, gli zingari soffrono e vivono come nessun altro, presto saremo morti, ci manca anche il pane. Me, it's a kind of way to be.
mamma e ebrei italiani. Passiamo all'Italia, qui è Francesco Cucini che ricorda i campi di sterminio nel lontano 1964, quando c'era ancora una rivoluzione collettiva a ricordare questa tragedia. Ricordiamoci che Primo Levi fosse questo uomo nel 48 non gli erano pubblicato, gli erano pubblicato solo nel 56, perché la tragedia era troppo vicina. Quindi nel 64 che Francesco Cucini scrive questa cosa è anche un po' pioniere. Ricordiamoci ancora che il giorno della memoria dell'Italia, che riconosce la SOA per decreto del Presidente della Repubblica, è la legge 211 dell'anno 2000. La canzone del bambino nel vento, Alvi, di Francesco Cucini, 1964. Secondo la quale vi vivono un terzo dei loro siti d'Italia. Campi di concentramento, lager, dove non c'è bisogno di soluzione finale, perché i rom vi muoiono di incidenti, di freddo, di esclusione sociale, di devianza e induzione alla criminalità, di speranza di vita alla nascita inferiore di 30 anni a chi vive nelle case. Quindi adesso facciamo un ambo. Fabrizio De André, l'anime salve 1996, con la forza di essere vecchio in italiano su un campo nomadi, e Cora Canè, in romanesse, in Roma Arvato, è della Croazia. Cora Canè trae il nome di una tribù romo-musulmana di origine serbo-montenegrina e vuol dire amanti del Corano. Una nota in più su questa canta del 1996. Fabrizio De André, che era un cantautore, come si dice, preparato, per 3 mesi di fila si trovava nel 95 al Pirellone di Milano assieme a Giorgio Bezzecchi, consigliere nazionale dell'Opera Nomadi. E per 3 mesi ogni giovedì con Apero
che aveva tutta rossa, apero e patatine, gli raccontava il Giorgio Bezzecchi, che è un uomo armato della Croazia, gli parlava di quindi Fabrizio Dandè ci ha messo 3 mesi a intervistare, a parlare e poi a diventare amico prima di scrivere Coracanè nella sua lingua. Love.
Usando la metafora degli zingari felici. Quindi quando parlo degli zingari felici siamo noi che abbiamo superato la nostra età, che eravamo lì a Bologna in Viale Metropolitana, a Palazzetto dello Sport, canta a questa persona internazionale che vuole liberare i compagni arrestati. Siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo malattie del sonno, noi mandiamo al raccolto il cotone, riso e grano, noi mandiamo il mais su tutto l'alto piano, noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano a giorni più lontani. Da noi vengono i tesori della terra cattiva, che poi con tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro. Quella vita degli altri ci respingono indietro, come un insulto o un ragno della stanza. Ma riprendiamola in mano, riprendiamo le terre, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. Vero,
capiamo, che non parliamo mai, dentro la stessa lingua. E abbiamo paura del buio anche della luce. È vero che abbiamo tanto da fare e non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada ci sembra un inferno e una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo i nostri problemi. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri, che odiamo tutte le donne e tutti i nostri amici. Ma ho visto anche degli zingari infelici corsi dietro e fanno l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore, pure grassi di luna e vendetta in guerra. E ho visto anche degli zingari felici corsi dietro e fanno l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore, pure casi di luna, di vendetta e di guerra. Questa è la sindrome del casello dell'autostrada e sarà la finale di Simone Pima. E viene in mente, visto che siamo tutti giovani, l'ultima volta che sono venuto a un 16 era 40 anni fa, 40 stecche fa, un ragioniere politico della città selvaggia che cantava. Anche da tenere quale? Un cementificio distrugge le colline fra nuvole di fumo tutta una città, dei colli urbani più niente resterà, se vita al cemento non si fermerà. Ancora pochi anni e il deserto si farà veleno industriale di questa società. Memoria storica. Questa mi manca da avere per tutto. Il mio altro mi riporta anche un po' di memoria, che in questi tempi è difficile. Il mio canto zingaro passiamo all'Ungheria. Vite parallele degli zingari d'Ungheria, che sono 400.000, il 2,5% della popolazione. Il verde è il bosco, il verde è la collina, la fortuna va e viene, le preoccupazioni sono coltelli che tagliano la nostra carne. Il mondo è diventato ipocrita, il mondo intero contro di noi. Viviamo come ladri inseguiti, abbiamo rubato un chiodo dal palmo sanguinante di Cristo. Dio abbi pietà di noi, il nostro popolo non deve soffrire più. Hai maledetto noi, ci hai dato una dannazione eterna. Ah.
Vergine, gruppo locale, via Lattea, cintura di Orione, braccio di Gol, sistema solare, pianeta Terra, era mesozoica, periodo quaternario, epoca olocenica, età moderna, 2019 DC o 2092 DS. No, la Terra è un'enorme palla azzurra che ruota lentamente attorno al suo asse, sospesa nel vuoto ai limiti dell'universo conosciuto, un pianeta pirena attraversato da una rete fitta di strade e cammini, di strade, sentieri e cammini. Le strade della Terra sono già tutte tracciate, ognuna di esse ha i suoi segnali stradali, la sua segnaletica orizzontale, le sue pietre miliari e segnavia. Esse conoscono alla perfezione ogni possibile sfumatura di tutti i rumori umani, dallo scalpiccio di passi del viandante al cigolio delle ruote di una bicicletta, allo stridere di gomme dell'ultimo modello di sviluppo Obsession Vego. Sembra che per l'abitatore del pianeta del XXI secolo non sia più possibile inventare nuovi percorsi, esplorare nuovi territori, ipotizzare possibili tragitti o itinerari alternativi. Ogni ipotetico cammino è già localizzato in anticipo, già conosciuto nelle sue coordinate, prima ancora che il soggetto si possa muovere. E muovere, sta alla radice della parola ex movere, che vuol dire emozione. Lo spazio del nostro tempo è anche lo spazio in cui non è più possibile nascondersi, celarsi allo sguardo del mondo, trovare anfatti o eccessi in cui ripensare criticamente la propria identità. Perché se il senso della nostra identità personale risiede proprio nelle crepe e nelle fessure che abitano i solidi edifici del mondo, oggi sembra che lo sgretolamento dell'identità sociale e individuale passi proprio attraverso la requisizione di questi spazi intimi, di questi frammenti di coscienza. Lo spazio della modernità nasce dalla dissoluzione di quello medievale, spazio nel quale era possibile anche un movimento libero e disordinato. Oggi, questo andare per strade sconosciute, questo abitare il territorio con libera soggettività sembra non essere più tollerato e non per nulla il nomade, lo zingaro, viene guardato con sospetto dai guardiani dell'Occidente come si trattasse di una spina nel fianco dell'ordine sociale che tutti ci accoglie e ci definisce. Non è più possibile oggi essere liberi di muoversi nello spazio perché ogni strada ha già una sua provenienza e una sua meta ben predefinite. Ed in più tutte le strade sono orientate verso la capitale, la personificazione stessa del profitto e della produzione. Ogni tentativo di deviare da queste coordinate, ogni ipotesi di altre rotte, di altre tracce, di altre mete, per le strade che già esistono, addirittura di nuovi improponibili sentieri, è bandita alla meglio come perdita di tempo, alla peggio come istigazione all'anarchia e alla rivoluzione. Basta sempre, comandante. Ma allora, se tutto è già predefinito, se le nostre strade sono popolate di cartelli luminescenti che ci indicano non solo la direzione ma anche il tempo di percorrenza e le asperità del terreno, non è più possibile perdersi. Non si dà più quella salutare esperienza di smarrimento propria, secondo Walter Benjamin, di chi getta il primo sguardo un po' stupito su un borgo, una persona, più persone, un altrove sconosciuto. Esperienza del perdersi come allentamento delle solide coordinate che reggono la nostra vita quotidiana. Allentamento e non dissoluzione, perché delle regole sono necessarie alla costituzione di un'identità personale, ma devono essere elastiche, spazi che permettano linee di fuga, edifici tanto solidi da reggere il confronto con i bulldozer della realtà, ma che contengono abbastanza crepe e fessure da permettere il ripensamento della struttura
libera fruizione dei propri sogni e delle proprie speranze, la crescita attraverso l'immaginazione e l'avventura. Forse proprio la dimensione dell'avventura che alla fin fine l'esplorazione in viaggio può rivitalizzare allora questo panorama desueto e desolante e permetterci di abbandonare magari per poco i punti cardinali dettati dall'abitudine per lasciarci perdere e cadere in dimensioni nuove e del tutto inusuali, dove sia ancora tutto da sperimentare, da inventare e magari da sbagliare. Nuove bussole e meridiani, nuove stratificazioni di muschio sui tronchi degli alberi, nuovi fuochi ad accendere le notti del desiderio, nuovi labirinti di molteplici solitudini, nuove chiavi ad aprire le porte della percezione, nuovi abitamenti, incasuali spirali di forme, nuovi no della testa e su del cuore, per ritematizzare la dimensione della nostra fantasia e ridefinire la nostra stessa realtà. Lancio drone, bon voyage à tout le monde. Lancio drone. Drone!
viaggio 2, quello prima il mio era il viaggio 1, questo è il viaggio 2, è stato molto tempo fa, Marta Silvestri, musica folk ungherese di Transilvania. La musica, ripeto, forse è il linguaggio di un popolo senza cultura scritta come quello dei Rom, che in ogni cultura hanno sussunto e metabolizzato con la propria. E così le risonanze di musica zingara si trovano nelle charpe ungheresi, nel flamenco spagnolo che affonda le radici nella musica dei Mori e degli Ebrei, per esempio, nella musica balcanica tutto tondo, per dire poi del jazz manus, un misto di jazz e musica zingara inventato dal chitarrista Django Reinhardt. Adesso, la favola della creazione. Questa parola della creazione del popolo rom ci arriva dalla Nuova Zelanda, pensate un po', si diceva all'inizio che vengono spostati in tutto il mondo. La Nuova Zelanda è una doppia isola a configurazione territoriale molto simile a quella dell'Italia, però dove si apre specularmente è posta di antipodi del pianeta. Per cui la Nuova Zelanda, dal punto di vista degli italiani, dovrebbe chiamarsi Avon Agrales, oppure noi italiani Ailati. Dall'altra parte del pianeta, agli antipodi, dall'altra parte dello specchio, pensate alla magia di queste parole. Dell e Bang crearono un universo dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo. Poi Bang andrò a fare una passeggiata e magari da lì nacque il Big Bang cosmico. Dell voleva completare la creazione con degli esseri a sua immagine e somiglianza. Quindi prese della pasta, della farina, con l'acqua, impastò la pasta, la farina e creò tante figure a sua immagine e somiglianza che le mise a cuocere nel forno celeste. E poi andò a fare un giro a rimirare le opere della sua creazione. Ma si imbambolò tanto e così cotanto che quando ritornò tutte le statuette erano completamente bruciate, tutte nere, scure e bruciate, e così furono creati i neri che Dell disperse per il mondo. Ritentò l'esperimento il giovane Dell per creare degli uomini, degli esseri umani a sua immagine e somiglianza. Impastò di nuovo le figurine, le mise a cuocere nel forno celeste, ma stavolta, per paura di fare una brutta figura come prima, le estrasse che erano tutte precotte, tutte bianche e palliducce, e così furono creati i bianchi che furono spediti anche loro per il resto del pianeta. Dell, che non aveva rinunciato all'idea di creare delle figure su immagine e somiglianza, impastò di nuovo, impastò proprio bene di nuovo la pasta con la farina e le mise a cuocere sul forno celeste. Stavolta però inventò prima il tempo e l'orologio e anche il marcatempo, così che quando le statuette vengono fuori erano perfettamente cotte, appena appena brunite, scurite, e così furono create di zingari. Onzalenda Tesigano! Tesigano! Cheval mère et chien perdu dans la nuit bleue. Quand je n'ai pas beaucoup de l'air. He's all of the shit too long.
Siamo alla fine, l'inno del popolo Rom. L'8 aprile si celebra in tutto il mondo il Romano di Ves, Romano dei Rom di Ves, il giorno della nazione Rom, a ricordare l'8 aprile 1971 quando a Londra si riunì il primo congresso internazionale del popolo Rom e si costituì la Romani Union, la prima associazione mondiale riconosciuta dall'ONU nel 1979. I Rom si riconoscono come nazione, disse quel giorno Rishi, uno dei loro portavoce, ma non vogliono un pezzo di terra perché rivendicano il loro migrare, ma pretendono uguali diritti di cittadinanza. Durante il congresso venne scelto l'inno, il Gelem Gelem, che sentirete dopo, Camminando Camminando, composto nel 1969 da Zarko Jovanovic, e la bandiera. La bandiera raffigura una ruota, simbolo dell'eterno cammino, e riprende la ruota dell'India, quindi a significare le loro ascendenze, è divisa in due parti, sotto il cielo e sotto l'erba del cammino. Camminando, camminando, Gelleme, Gelleme, composta da Jarko Jovanovic da una melodia tradizionale, è stata ispirata dai campi di concentramento nazisti della Seconda Guerra Mondiale. Nella diffusione fra i Rom è stata modificata con altri versi di autori differenti ed esistono anche parecchie versioni di questa canzone a seconda dei luoghi di residenza. Più stonellata l'italiana dai Rom italiani tipo Sole Mio, più flamencata alla spagnola in Spagna. Noi diamo una versione del Gelem Gelem e una versione del Gelem Gelem
dei Manus, che sono i Rom francesi da cui deriva Django Reina. Thank you.
e che gli zingari possono avere un po' di opzione.